euro al giorno. Non volete lavorare, va a fatica tu con 25 euro al giorno, 8 euro per una macchina per costa, è la realtà. Io sì, ho un figlio disoccupato, lavorava all'estero, adesso sta in attesa di lavoro e tengo una figlia disoccupata. Sono separata. E che stai? Sono sola. Io sì, ho 2 anni al disco e ho un problema al polmone e una bronchite asmatica cronica. Ho provato a cercare un lavoro e mi vanno da 20 euro l'ora, 15 euro l'ora. Invece, e che si vanno a fare? Avevo un'attività commerciale, facevo il macellaio, ho emigrato nel sud, a Praia Mare, e ho chiuso nel 2014, ho chiuso perché per la concorrenza sleale. Poi è venuto il reddito di cittadinanza e mi hanno dato il permesso, il diritto di mettere un piatto a tavola. E lo ringrazio, diciamo così, perché da 50 anni è stata l'unica legge sociale e di aiuto ai poveri. Credo alla Costituzione, c'è l'articolo 3 che recita un diritto importante, sacrosanto. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo alla persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese. Ecco, è il politico di turno, deve attuare questi diritti.